portiamo il verde in mezzo alla gente. Immediatamente vedo facce contente, con tante idee per cambiare fin qua. È il verde, la linfa della mia città. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia. Amici di Verde di Rabbia, bentrovati dalla vostra Antonella. Oggi mi trovo in via Siponto, al quartiere Japigia, per raccontarvi la storia di un giardino molto atteso dai residenti di questa zona popolosa e altamente urbanizzata. Noi ovviamente siamo molto contenti che ci siano sempre più aree verdi in città, ma siamo molto meno contenti di quello che abbiamo riscontrato qui, in quest'area, grazie alle vostre segnalazioni. Come potete vedere, oltre ai tanti bellissimi alberi, c'è una vera e propria distesa di erbacce incolte, in cui ovviamente i soliti incivili abbandonano rifiuti e deiezioni canine, non volendo sforzarsi di buttarle negli appositi cestini. In diversi punti le erbacce sono riuscite addirittura a bucare la pavimentazione dei viali. Insomma, una vera e propria sensazione di abbandono si percepisce qui in quest'area. Dall'altro lato del giardino, o meglio della giungla urbana, c'è ancora una parte di recinzione del cantiere, con grossi cumuli di brecciolina abbandonati lungo la strada. Ogni volta che c'è vento, la brecciolina si sparpaglia qui sui marciapiedi, rendendo la pavimentazione scivolosa, e quando piove si trasforma in fanghiglia. Ma la ciliegina sulla torta è questa struttura bianca alle mie spalle, che nelle intenzioni dovrebbe ospitare servizi ai cittadini e che invece è stata vandalizzata e trasformata in una vera e propria discarica abusiva. L'area invece su cui mi trovo è ricoperta di tappetini antitrauma e dovrebbe ospitare, attende pazientemente di ospitare, giostrine e bambini. Nel frattempo anch'essa viene utilizzata come discarica. I residenti purtroppo dovranno aspettare ancora prima di vedere finita questa area verde, i cui lavori sono cominciati oltre 7 anni fa, con interruzioni e riprese continue dovute a problemi tecnici e criticità burocratiche. Problemi che riguardano anche la vicina Pineta di San Luca in via Giustina Rocca, che fa parte dello stesso appalto affidato alla stessa ditta. L'assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Galasso, ci ha spiegato che l'amministrazione sta cercando di risolvere queste criticità, ma che al momento non è ancora possibile ipotizzare un termine definitivo per la conclusione dei lavori. Amio invece ci ha fatto sapere che a brevissimo farà un sopralluogo nella struttura bianca per verificare la situazione della discarica abusiva e capire se e come intervenire all'interno di questo che comunque è ancora un cantiere. Noi ovviamente continueremo a seguire questa vicenda e anche quella della Pineta di San Luca, che da anni priva il quartiere Japigia di due importanti aree verdi, e non appena ci saranno novità, come sempre, vi aggiorneremo. Verde di rabbia. Amici Verde di Rabbia, ben ritrovati. Questa era la carta di un panino. Di panini ce ne sono di diversi tipi. Ci sono i panini con dentro le verdure, quelli con dentro i salumi, dentro la carne, i formaggi, quelli che mischiano tutto quanto insieme. E poi ci sono i panini fatti con la farina di grano tenero oppure la farina integrale, tanti tipi diversi. Esistono mille modi diversi di mangiare un panino, con mille condimenti diversi possibili. Eppure tutte le persone che mangiano un panino o qualunque alimento per strada si possono dividere in due categorie: quelli che poi la carta la buttano nel cestino e quelli che invece la buttano per strada. Il buttare le carte anziché nei cestini un po' dove capita, da semplice sciatteria, qui a Bari sta prendendo le forme di una vera e propria disciplina olimpica. Nello specifico parliamo di pallacanestro, dove il canestro però
sono i vasconi, i vasi delle piante del centro cittadino. È facile trovare qui dentro cicche di sigaretta, cartacce di ogni tipo, alle volte anche bottiglie di vetro e qualsiasi altro tipo di rifiuto. Se ogni tanto li rivediamo un po' più puliti, beh, quello è grazie all'intervento dell'AMIU, che ci tiene naturalmente al decoro e alla pulizia urbana. E quello di cui vi sto parlando non vale solamente per questi vasi qui tra la stazione e via Sparano, riguarda tutti i vasi del centro della città. C'è questo fenomeno così forte di carte che continuano a essere buttate, abbandonate per strada, beh, sarà sicuramente perché qui in centro non ci sono assolutamente cestini, o forse no, o forse i cestini ci sono. In pochi secondi ho contato quanti cestini ci sono nell'arco di 10 metri da quei vasconi, da quelle piante lì, beh, ne ho contati almeno 5. E i cestini che vengono continuamente svuotati e rifiuti dall'AMIU, beh, sono a disposizione di tutti i cittadini, senza considerare che per le cicche di sigarette ogni locale ha all'esterno altri posacenere che sono a disposizione di tutti i cittadini. Quindi forse non è che i cestini invece ci sono e siamo noi che siamo ancora un po' pigri e un po' incivili? Potrebbe essere questo il problema? Forse sì. So what's that supposed to be about, baby? Get free of your mind and stop acting crazy. Reminisce one of the good times daily. Why you trying to prove I can't be acting shady? Noi baresi abbiamo un sacco di buone abitudini. Abbiamo un sacco di buone abitudini a tavola, nel trattare gli ospiti, con i parenti, e poi abbiamo un sacco di pessime abitudini. Alcune di queste pessime abitudini riguardano come trattiamo la nostra città, magari anche alle volte i nostri spazi verdi. Ecco, facciamo una cosa, se tutti quanti vogliamo vedere la nostra città più bella, più pulita, vogliamo essere anche più orgogliosi magari di mostrarla a qualcuno, la prossima volta che finite di mangiare un panino, la prossima volta che finiamo di fumarci una sigaretta, beh, sforziamoci e facciamoli questi due passi in più e andiamo a buttarli in un cestino. Amici Verdi di Rabbia, alla prossima! Verde di Rabbia. Uno dei posti più belli di una città è la piazza, luogo democratico per eccellenza che accoglie tutti e che per questo dovrebbe essere curata e rispettata. Ma è sempre così? Oggi ci troviamo in Largo Carabellese, meglio conosciuta appunto come Piazza Madonnella. E se la Madonna che veglia sulla piazza è ben tenuta, infatti potete notare ci sono dei vasi con dei fiori, lo stesso non si può dire invece per le sedute, dove appunto campeggiano scritte e segni lasciati con lo spray e delle aiuole, purtroppo scambiate per cestini dell'immondizia. Fino a poco tempo fa qui c'era una fontana con acqua potabile che rendeva più accogliente la piazza. Adesso possiamo ammirare soltanto i resti della Cap de Fir. E se l'immagine della fontana rotta non è proprio il massimo, invece una bella immagine è quella dei bambini che al suono della campanella si riversano sulla piazza e si rincorrono, giocano a nascondino, ma appunto il loro campo di gioco presenta delle insidie, come i tubi dell'irrigazione che fuoriescono dalle aiuole su cui potrebbero inciampare, per non parlare delle deiezioni canine che si trovano all'ingresso della scuola, non proprio il massimo dell'igiene. Ed insidie ce ne sono anche per i grandi oltre che per i piccini, come appunto questi bozzi sul marciapiede dove un tempo c'erano dei pali, o delle cabine che contengono dei contatori che sono corrose alla base e una è davvero appesa a un filo e che potrebbero cadere da un momento all'altro. Cari telespettatori, e anche a decoro urbano non stiamo messi bene, infatti ancora una volta dobbiamo avere a che fare con gli artisti mancati, di cui non solo questa piazza ma tutta la città non ha davvero bisogno, e le scritte più inguardabili si trovano dove c'è l'altro ingresso della scuola. Qui in questo spiazzo i bambini si riversano anche per giocare a pallone e purtroppo devono convivere con tanti micro rifiuti come appunto deiezioni, cicche, fazzoletti o
onnipresenti nelle aiuole, per terra, ovunque tranne che nei cestini, e dire che qui ce ne sono molti e a disposizione. Cari amici di Verde di Rabbia, Piazza Madonnella è un luogo molto frequentato non soltanto dai bambini ma anche da anziani, genitori, famiglie, ed è un peccato che non venga rispettata. Eppure basta così poco, come ad esempio non utilizzando le aiuole come cestini per la spazzatura o i marciapiedi come posacenere. Eppure qui di cestini e di bidoni ce ne sono in abbondanza. Abbiamo segnalato ad Amiu la cosa, come potete vedere abbiamo raccolto delle immagini nelle quali la situazione era abbastanza disastrosa. Ed Amiu è intervenuta con una pulizia notturna molto profonda, ma nonostante questo intervento notturno purtroppo la situazione non è proprio il massimo, infatti soprattutto deiezioni e micro rifiuti non mancano all'appello. Per quanto riguarda la fontana rotta, di cui appunto i residenti reclamano il ritorno a gran voce, l'amministrazione ci ha detto che c'è stato un ritardo per quanto riguarda la fornitura dei pezzi di ricambio originali, ma appunto presto sarà installata una nuova cap de fir. Invece per quanto riguarda i bozzi, la stessa amministrazione ci ha detto che rimuoverà quelli più insidiosi e che saranno eliminati del tutto invece quando sarà fatta completamente la pavimentazione. Invece per quanto riguarda le cabine rotte, queste verranno aggiustate. Bene, cari amici di Verdi di Rabbia, per oggi è tutto. La vostra Marianna vi ringrazia per l'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata. Portiamo il verde in mezzo alla gente, immediatamente vedo facce contente, con tante idee per cambiare fin qua. È il verde, la linfa della mia città. Verde di rabbia, perché noi vogliamo rompere una gabbia. Verde di rabbia, perché in mano non vogliamo avere solamente sabbia.